Una norma nella legge di stabilità regionale per avvicinare le famiglie ai luoghi della cultura e incentivarne le presenze, abbattendo per chi ha figli il costo dei biglietti d'ingresso. Lo prevede l'articolo 6 della finanziaria che, su proposta dell'assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana, Alberto Samonà, che lo rende noto, introduce la possibilità per i musei e i parchi archeologici regionali di emettere una carta annuale di 40 euro da destinare ai nuclei familiari residenti in Sicilia con figli. Un incentivo, è spiegato in una nota, per andare incontro alle famiglie che fino ad oggi, per accedere ai luoghi della cultura, non godono di nessuno sconto specifico e pagano il biglietto intero, con un esborso economico non indifferente in caso di più figli maggiorenni. E per venire incontro alle esigenze delle famiglie numerose, la norma prevede pure che i nuclei familiari con tre più figli, anche non residenti in Sicilia, usufruiscano di uno sconto del 50% sul biglietto d'ingresso da applicarsi in tutti i luoghi della cultura siciliana. La norma, prima di diventare operativa su tutto il territorio isolano, dovrà adesso essere approvata dal Parlamento regionale nel corso di questa sessione finanziaria in discussione all'ARS.